Li ha matteotti a Sanremo con Marco Antei, che è presidente CCI della... Presidente di MIA, Movimento Imperese Arcobaleno, Comitato Territoriale di Arcigai Imperia. Siamo qui, una delle 100 piazze italiane che oggi partecipa alla mobilitazione nazionale a sostegno delle unioni civili, la proposta di legge della senatrice Cirinna, che sarà discussa per la prima volta al Senato dopo incredibili e numerosi rinvii questo 28 gennaio. Noi chiaramente siamo qui per chiedere che questa legge sia approvata al più presto, senza ulteriori modifiche, quindi chiediamo che venga inserita la famosa stepchild adoption, che non è l'adozione come vogliono fare passare i media oggigiorno, e chiaramente sarà per noi il primo passo per il riconoscimento poi del matrimonio egualitario, che sarà quello che chiederemo il giorno dopo l'approvazione di questa legge. Ecco, ci sono delle stime in Italia su quante coppie omosessuali aspettano di sposarsi, o quante sarebbero le coppie omosessuali in Italia? Allora, stime esatte non le conosco, si aggirano intorno a qualche centinaio di migliaio. Le persone omosessuali in Italia sono stimate intorno ai 5 milioni. Giusto per dare un dato significativo, considerate che in Francia il primo anno dopo il riconoscimento del matrimonio egualitario si sono sposate 10.000 coppie omosessuali. Poi dal secondo anno il dato è sceso un po', questo è un po' il dato significativo, ci aspettiamo un valore simile anche in Italia. È chiaro che all'inizio ci sarebbe un boom di registrazioni, gente che aspetta, gente che ha bisogno che il figlio venga riconosciuto come figlio legale per entrambi i coniugi, coppie che hanno bisogno di essere riconosciute per poter permettere al partner non italiano di vivere sul suolo italiano, coppie che chiedono di poter assistere il proprio partner all'ospedale e così via. Insomma, noi chiediamo questo, non la luna. Insomma. C'è un vostro paese, un sistema legale di riferimento, una nazione europea o mondiale di riferimento? Beh, io personalmente vivo in Francia, apprezzo molto il sistema francese perché si divide in due parti fondamentali, il Pax, che è il patto civile di solidarietà, che è un equivalente un po' delle nostre unioni civili, un po' più leggero, nel senso più facile da contrarre, più semplice da sciogliere qualora si volesse sciogliere, e c'è anche la possibilità di contrarre il matrimonio. Il matrimonio comprende anche l'adozione di un bambino non biologicamente di nessuno dei due partner. Quindi personalmente amo il modello francese. Le unioni civili proposte dalla senatrice Cirinna non sono il matrimonio, perché non contengono l'adozione, non si rifanno all'articolo 29 della Costituzione, che è l'articolo che regola il matrimonio, che in nessun punto parla della famiglia come fondata da un nucleo creato da un uomo e una donna, in nessun punto, ma la proposta di legge della senatrice Cirinna si basa sull'articolo 2 della Costituzione, e quindi per noi non è la stessa cosa. Noi vogliamo essere equiparati al matrimonio in base all'articolo 29. Quindi sì, ci arriveremo, è questione di tempo.